a tutti e bentrovati sul canale. Eccomi qui con un nuovo video di pulizia. Sì, purtroppo oggi mi tocca pulire il bagno, ma a grande richiesta lo farò come la volta scorsa, chiacchierando un po' con voi, così anche voi tenete in un certo senso compagnia a me. Questa volta su Instagram vi ho chiesto di lasciarmi delle domande riguardo a curiosità su di me, qualcosa che avreste sempre voluto sapere ma che non avete mai osato chiedere. Ho selezionato le più divertenti, le più interessanti e oggi vi risponderò scherzandoci anche un po' su. Lo specifico perché la scorsa volta c'è stato anche chi non ha colto l'ironia delle risposte e le ha prese proprio alla lettera, ecco, ero palesemente ironica. Bene, tiriamoci sulle maniche ed iniziamo con questa pulizia e la prima cosa che faccio è riordinare. Vado a togliere tutto quello che è rimasto in giro nel corso della settimana e rimetto a posto, quindi tolgo la roba buttata sulla lavatrice, metto a lavare gli asciugamani sporchi, svuoto il bidoncino della spazzatura, insomma, libero tutto per la pulizia successiva. Io lo so che voi avete questa visione idilliaca di me sdraiata su un'amaca che guardo verso l'orizzonte e che improvvisamente vengo colta da tutta una serie di illuminazioni divine che mi permettono di realizzare una lista infinita di progetti creativi. Ecco, la triste realtà è che non funziona affatto così. Il 99% delle volte io mi spremo il cervello come un'arancia per riuscire a tirare fuori quello che poi voi vedete nei video. Tenete conto che da 5 anni a questa parte tutte le settimane pubblico un progetto composto da una o più idee e capite bene che essendo questo il ritmo ed essendo questo un lavoro non posso creare qualcosa solo quando ne ho voglia o quando sono ispirata, altrimenti YouTube mi avrebbe già fatta sparire, ma devo creare sempre, quindi c'è un lungo lavoro di ricerca, di sperimentazione, di programmazione, non è facile come sembra, insomma. Liberate tutte le superfici, passo l'aspirapolvere sul pavimento. In un vecchio video questo passaggio dell'aspirapolvere prima della pulizia del bagno era sembrato strano ad alcuni di voi. Semplicemente passo l'aspirapolvere prima perché avendo sempre il pavimento molto polveroso e sporco, lavando i sanitari prima, tanta acqua finirebbe sul pavimento e mi si creerebbe una schifezza che poi ci va 3 ore a togliere, quindi passo prima l'aspirapolvere. Sono un'educatrice, ormai da un bel po' di anni lavoro su servizi gestiti da cooperative e opero sia con i bambini di scuola materna ed elementare che con gli anziani in casa di riposo. Questo è il mio lavoro principale. Poi nel weekend insieme a mio marito mi dedico a filmare i contenuti per il canale e la sera in settimana dopo il lavoro faccio tutta la parte di editing. Quindi sì, i miei progetti sono diventati a tutti gli effetti un secondo lavoro per me. Onestamente al momento rende ancora molto poco a livello monetario rispetto all'impegno che dà, che è un impegno bello consistente, infatti io e Marco non abbiamo più una vita praticamente, ma continuiamo a farlo nella speranza di riuscire a crescere sempre di più e quindi avere un giorno un lavoro al 100% nostro che ci soddisfi completamente. Vedremo come andrà. Bene, tornando alla pulizia, a questo punto mi occupo subito del WC. Lo pulisco con uno sgrassatore per il bagno, ora sto usando questo ma non ho una marca preferita che uso sempre e beh, sul WC non c'è molto da dire, lo pulisco con una spugna che uso solo per lui e ci metto tanto olio di gomito. Assieme al WC pulisco anche lo scopettino che non è un bello spettacolo ma questo è quanto. Sì, in realtà so fare solo questi 4 accordi e non avrei mai pensato di suonarli su YouTube seduta nel bagno di casa mia, ma quando da educatrice ti trasformi in content creator succede anche questo. A parte queste stupidaggini, quello bravo con la musica è mio fratello e l'estate scorsa abbiamo anche filmato 2 video di cover insieme e le ha caricate sul suo canale. Io magari vi lascio il nome qui e il link giù in info box, così se volete sentirmi cantare, se siete curiosi, potete andare a darci un'occhiata.
Dunque, pulito il WC, passo a lavandino e bidet. Per tutti i sanitari, oltre al WC, utilizzo una spugna di un altro colore, così non mi sbaglio, e comunque pulisco anche loro con lo stesso identico prodotto di prima. Non vendo le mie creazioni perché nessuno le compra sostanzialmente. Detto così è poco dignitoso, lo so, ma ora mi spiego meglio. Circa 4 anni fa ho aperto una shop online proprio per provare a vendere le mie creazioni e nonostante tutti, brava, bellissimo, complimenti che ricevevo sotto i video, le vendite sono state pari a zero. Questa cosa mi ha un po' scoraggiata, devo essere sincera, ho pensato basta, non ci provo più, non faccio più niente, tengo le creazioni solo per me e tutta un'altra serie infinita di pensieri disfattisti che mi hanno accompagnata per i successivi 3 anni. Ora è un po' di tempo che ci ripenso, anche perché adesso voi siete molti molti di più e io saprei molto meglio come gestire la cosa, però devo prima risolvere tutta una serie di questioni burocratiche insieme al mio commercialista. Perché la tassazione per la vendita di prodotti non è la stessa che si applica alla creazione di contenuti, quindi dovrei valutare bene per evitare che la cosa si trasformi in una perdita invece che in un beneficio, però ci sto lavorando. L'ultimo sanitario da pulire è la vasca. Anche lei la pulisco con lo sgrassatore e per queste macchie gialle avevo un prodotto dalla consistenza di un gel che le sbiancava un po', ora però l'ho finito da almeno un mesetto e non sono più riuscita a trovarlo. Se avete qualcosa da consigliarmi che vada bene per sbiancare, scrivetemi così provvedo all'acquisto. Colleziono ansie, di quelle ne colleziono a iosa, ansia sociale, ansia da prestazione, ansia anticipatoria, ne ho una collezione veramente invidiabile, ma a livello concreto no, al momento non colleziono nulla. Quando ero piccola volevo avere tutte le serie complete delle sorprese degli ovetti Kinder e avevo amato tantissimo le giraffe, non so se qualcuno di voi se le ricorda, però poi puntualmente qualche pezzo si smontava e andava perso e quindi lì si è tristemente conclusa la mia carriera da collezionista. Conclusa la pulizia dei sanitari, mi dedico a quella dello specchio sopra al lavandino che pulisco con uno spray per i vetri e nello stesso modo pulisco anche i vetri della doccia che sono veramente terribili perché rimangono sempre un sacco di aloni, ma vabbè, me li faccio piacere così. Ma allora, io non lo considero proprio un talento, penso che tutti quanti con un po' di pratica e di esperienza possano fare quello che faccio io. La definisco più un'abitudine alla manualità che ho sperimentato fin da piccola grazie a mia mamma. Lei da bambini ci ha insegnato a passare le domeniche divertendoci in modo creativo, andando dalla pasta di sale ai lavori con la lana, dai pasticci con la colla vinilica alla pittura e quindi sia io che mio fratello abbiamo una tendenza più forte alla manualità proprio per queste esperienze. Poi quello che faccio io è molto diverso da quello che fa mia mamma in realtà, quindi le preferenze personali mi hanno portata più verso il riciclo creativo e il fai da te, ma la base di partenza sono state sicuramente le domeniche in famiglia. A questo punto mi dedico alla pulizia del davanzale, non a quella del vetro della finestra che esattamente come per la cucina non lo pulisco una volta a settimana. E anche delle mensole per cui uso uno spray multiuso. E allo stesso modo pulisco anche l'esterno della lavatrice. Mi ha fatto molto ridere scritta così, per un motivo molto semplice, perché non abbiamo soldi. Questa casa è indubbiamente piccola, poi lavorandoci la sento forse ancora più piccola di quello che è e le finiture non ci piacciono per niente, ma è quello che passa al convento al momento. Il nostro obiettivo è sicuramente acquistare, quindi riuscire ad avere prima o poi una casa nostra. Ci stiamo guardando intorno ormai da un annetto almeno, ma devo dire che riuscire a
trovare un immobile più o meno recente, in uno stato dignitoso e con un prezzo più o meno accessibile è veramente un'impresa, soprattutto quando tuo marito è geometra e si accorge di tutti i difetti, anche i più piccoli e microscopici, di tutte le case che andate a vedere. Speriamo prima o poi di farcela. Procedendo con la pulizia, a questo punto è il turno dei mobili, quindi quello con i panni sporchi, l'armadione accanto, il piccolo scaffale e il mobiletto vicino allo specchio. Pulisco tutto quanto con uno spray multiuso. Ed eccoci giunti alla domanda delle domande, questa me l'avrete fatta veramente un milione di volte e sono anche abbastanza stupita di quanto possa incuriosire una cosa così poco significativa come un cerotto sul dito, ma ok. Molto brevemente metto i cerotti per coprire alcune delle mie dita, i due pollici e il medio della mano destra, che sono non esteticamente presentabili in video. Sono brutte e rovinate e in questo modo le copro. Con i cerotti non le vedete voi e non le vedo nemmeno io e quindi non mi rovinano l'estetica del video. Poi sì, c'è stato anche chi mi ha scritto che a causa dello schifo delle mie dita non riusciva a seguire il progetto che io stavo proponendo, ma in quel caso credo fosse più un deficit dell'attenzione di quelle 3 o 4 persone, per non dire un deficit di qualcos'altro. Comunque in generale sì, mi sento più a mio agio indossando i cerotti, nulla di più, e quindi potete scartare definitivamente tutte le ipotesi per cui io mi ferisco continuamente utilizzando attrezzi ed utensili, oppure per cui io sia una fan sfegatata di Michael Jackson. Ed arriviamo all'ultimo step di pulizia del bagno. L'ultima cosa che faccio è semplicemente lavare il pavimento. Io mi trovo bene con il moccio, è comodo e soprattutto molto veloce. Bellissima questa domanda. I miei sogni in realtà sono tanti e non uno solo e sono tutti molto collegati tra loro. Primo tra tutti c'è sicuramente quello di avere una bella famiglia e quindi, se e quando sarà possibile, avere dei bambini e poi realizzarmi nel mio lavoro. Per me il lavoro è molto importante, ci metto tutta me stessa e vorrei tanto arrivare alla fine dei miei giorni contenta di ciò che ho realizzato e lasciare in qualche modo un segno in questo mondo. Ecco, questi sono un po' i miei sogni. Ed ecco, finalmente conclusa la pulizia del bagno. Ora, non posso sicuramente dire che amo pulire, ma farlo così è decisamente più divertente, quindi se piace anche a voi lo rifarò sicuramente. Spero di avervi tenuto un po' di compagnia rispondendo alle vostre curiosità e magari di avervi strappato una risata. Io, come al solito, vi invito a lasciarmi un bel like se il video vi è piaciuto e a commentare qui sotto. Vi ricordo, se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al canale, così non vi perderete tutti i prossimi video. E poi, se vi fa piacere, vi invito a venire a seguirmi anche sul mio Instagram, così la prossima volta potrete farmi anche voi le vostre domande. Ed ora, qui con il mio bagno pulito, io vi saluto, vi mando un bacio e vi aspetto presto con un nuovo video.